siciliana si sente, perché me lo dicono sempre. Non è un po' contraddittorio il fatto che questi taorminesi, che sono così disincantati, così, così abituati a relazionarsi col mondo intero, poi siano così reticenti nel, così, nel mostrare le loro situazioni, perché visto che hanno questa, così, questa abitudine, che è un po', è anche un po' siciliana, io insomma, ho cercato di capire un po' questa realtà, perché mi aveva incuriosito molto anche quello che diceva Sciascia, no, sui siciliani, come sono, come li catalogava, e ho cercato di fare un po' di attenzione, perché sono andata tante volte, mi sono anche fermata più volte, però questo fatto della chiusura un po' mi sembra che, non lo so se è un'illusione mia, che qui al nord siamo un po' meno, consideriamo un po' meno sacre le nostre, così, i nostri tabù, le nostre difficoltà, non lo so, forse mi sbaglio, però sempre ovviamente la realtà siciliana mi incuriosisce, perché è anche una realtà bella, bella, però questo fatto di non, cioè ci sono delle cose che non si devono dire, non si devono diffondere, cioè, io vorrei un po' la sua opinione, siccome le cose che ha detto lei mi sembrano molto interessanti. Allora, preliminarmente io direi che è sembrato che io abbia detto sono così abituati. Dovevo dire più esattamente, dicono di essere. È un po' diverso. È un po' diverso. E appunto quello che dicevo prima, come poi la cosa viene narrata, come viene rappresentata. Non è detto che sia effettivamente così. Non è detto che sia effettivamente così. Però io tra le due cose non ci trovo una contraddizione, nel senso che il nostro è un mondo contraddittorio, dico il nostro mondo culturale, di noi uomini, dappertutto. Noi diciamo delle cose, ne facciamo delle altre. Se lei sente un politico che dice io sacrifico la mia vita per il popolo, lei immediatamente si mette a ridere, perché scopre la retorica pubblica di una cosa dichiarata che lei dà per scontato, perché ho detto un politico. Ma se avessi detto un'altra figura, un medico per esempio, abbiamo Santa Rita. Ma attenzione, siamo tutti un po' retorici, cioè tutti in qualche modo rappresentiamo noi stessi e gli altri in modo che tutto ritorni perfettamente in equilibrio. È vero che ci sono popoli più chiusi e popoli più aperti, fino a prova contraria. La gran parte dei delitti intrafamiliari avvengono proprio al nord Italia. Perché? Attenzione, non è un privilegio o un errore. Perché in Sicilia o nel mezzogiorno d'Italia le persone non si fanno gli affari loro. Se c'è un conflitto familiare, se c'è una donna che soffre dentro una famiglia perché il marito la tratta male, guardi che a Cosenza, a Catania, a Palermo, il quartiere lo viene a sapere nell'arco di 3 secondi e le persone non stanno a guardare. Sto un po' idealizzando. Cioè sono fenomeni complessi, sono fenomeni complessi dove non c'è un popolo chiuso, un popolo che nasconde. Sono tanti aspetti complessi che tra di loro magari si contraddicono. E quindi, guardi, non c'è popolo più violento di quello siciliano. Quando in America fanno un film e fanno vedere scene orribilanti, il protagonista è un siciliano, uno di origine siciliana. Perché? Perché in America lo capiscono subito, come noi useremmo uno dell'est. Adesso per noi la violenza è quelli dell'Ucraina, quelli dell'Albania, quelli della Romania, ma sono cliché. Se noi pensiamo che questi cliché siano la vera sostanza delle identità, sbagliamo, perché poi dentro un popolo ci sono tante cose complesse e spesso queste semplificazioni, questa riduzione a un unico
appunto stereotipo, cioè una cosa immobile, fissa, è un modo nostro per tranquillizzarci, è un nostro modo, come dire, per classificare gli uomini in modo che quello è siciliano, quello è lombardo, quello è milanese, quello è torinese e siamo tutti tranquilli. In realtà le cose sono molto più complesse e non c'è dubbio che l'Italia di oggi è fortemente contaminata, non per via degli immigrati stranieri, ma per via del fatto che emigrando noi all'interno del nostro paese, come diceva Sciascia, abbiamo alzato la linea della palma. Quindi l'Italia si è molto arabizzata, direbbe qualcuno, questo voleva dire. Era un gioco quello di Sciascia, attenzione, se noi prendiamo Sciascia come sostanzialista sbagliamo. Sciascia evidenziava proprio queste scorciatoie del siciliano e poi invece del... come faceva Vittorini purtroppo, ahimè, il gran lombardo. Ma è anche vero che il Mezzogiorno d'Italia si è fortemente adeguato a modelli nazionali o transnazionali. Le faccio un esempio. Un operatore turistico di Catania qualche anno fa mi disse: ci hai mai pensato a questo fenomeno? A quale? Fino agli anni 60 e fino ai primissimi anni 70, quando un turista tedesco veniva in Sicilia e poi il treno non partiva, l'autobus si rompeva il freno, non trovava i taxi oppure entrava in albergo e l'acqua non scorreva dal rubinetto, diceva: vabbè, questa è la Sicilia. Tutto sommato, cosa volete? Pittoresco, cioè è il folklore. E aveva un atteggiamento tutto sommato di benevolenza, perché non era l'efficienza, la modernizzazione, non era il consumo turistico che cercava, era l'esotismo, era la diversità, era quello che aveva letto nel libro di Goethe, era quello che aveva letto nei libri di tutti questi intellettualoni tedeschi che avevano scritto sulla Sicilia, giusto? Andava a vedere i monumenti, l'antica Grecia, perché appunto il siciliano che camminava sul Corso Umberto di Taormina aveva del sangue arabo, del sangue greco. Semplificazioni, stereotipi. Dopo, gli operatori turistici siciliani negli anni 70 hanno fatto una rivoluzione, hanno detto basta con le blatte nei cuscini, basta con la sporcizia, dobbiamo fare il turismo come si fa nel mondo, in Europa, e ci siamo europeizzati. Per cui i treni continuano a non partire, gli autobus si scassano, ma quello non è più folklore, è disorganizzazione. Vede, dice, ma i fatti sono uguali? No, apparentemente sono uguali, ma sono in un contesto di percezione completamente diverso. E l'immagine che noi trasmettiamo è completamente diversa. Se lei va alla borsa del turismo che si fa, non mi ricordo quando, qui a Milano, ci sarà l'assessore di turno della regione siciliana. Adesso è una bergamasca, quindi guardi, che non nasconde di essere bergamasca, dice: io posso fare l'assessore al turismo in Sicilia perché sono di Bergamo, cioè non ne so niente della Sicilia, quindi va benissimo. E tutti lì ad applaudire, a dire sì, è vero, è giusto, perché tanto quelli siciliani hanno sbagliato, quindi... Che cosa cerchiamo di dire? Che non è vero che c'è la criminalità, che non è vero che c'è la sporcizia, che non è vero che c'è la distruzione dei boschi per via degli incendi, che non è vero questo, che non è vero quello, che invece venite in Sicilia perché le cose funzionano, perché c'è i produttori di vino che sono tra i migliori del mondo, non so quale altra cosa diranno, abbiamo il giacimento culturale più importante, il 50%, è retorica. Perché poi basterebbe che uno alzasse il didino per dire: scusate, allora perché siete in queste condizioni? Perché il tasso di disoccupazione è più alto che nel resto d'Italia? Ci sarà qualche cosa che non va, giusto? Però non c'è dubbio che uno non può venire qui a dire, come faceva negli anni 50 e 60, aiutateci perché noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questo non lo può dire, non lo può dire più. Anche perché l'Europa manda 42 miliardi di euro da spendere per progetti europei e se ne spende, anzi se ne impegna il 14% dopo 7 anni.
Quindi nessuno può dire dateci soldi perché... Ma adesso siamo andati e abbiamo sconfinato un'altra...